Cari amici, buongiorno. Riprendiamo insieme oggi il nostro cammino con il discorso della montagna, in particolare i primi versetti nei quali Matteo narra delle 8 beatitudini. Due le commenteremo oggi insieme. La prima, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Ora, il termine giustizia nel Vangelo di Matteo indica almeno tre diversi atteggiamenti. Anzitutto la giustizia di Dio, la salvezza finale offerta da Dio ad ogni uomo. In secondo luogo la giustizia dell'uomo, le sue opere buone, osservanza della legge, carità, santità morale. Infine la giustizia sociale, i rapporti con gli altri. Tre atteggiamenti collegati tra loro, se possiamo usare un'immagine arborea, come la radice, il fiore e il frutto. La radice è la giustizia di Dio, è la sua grazia che ci rende giusti. Il fiore sono le nostre opere che profumano di bellezza. Il frutto è la giustizia sociale, la solidarietà, la carità, quell'atteggiamento per cui l'uomo non punta tutto sulla propria soddisfazione o il proprio interesse, ma si sottopone all'impegno per la difesa della vita e della dignità del fratello più povero. Fame e sete rappresentano due bisogni primordiali dell'uomo, che lo definiscono nelle sue necessità fisiologiche di sopravvivenza. Proprio per questo evocano un desiderio irrefrenabile, ineluttabile, che non si può soffocare. Nel contesto delle beatitudini, fame e sete significano chiaramente il desiderio ardente di una giustizia che, pur implicando opere buone e rapporti giusti verso il prossimo, va alla radice. È la giustizia nei riguardi di Dio, l'attenzione a una vita pienamente conforme alla volontà di Dio. Gli affamati, assetati di questa giustizia, non potranno essere non saziati dal Padre che è nei cieli. La seconda beatitudine, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. È il versetto 7 del capitolo 5 di Matteo. La parola latina misericordia rimanda al cuore attento alle miserie umane. In greco troviamo un vocabolo e un verbo che fa parte della stessa famiglia lessicale, elemosina, elemosinare. Quando nella messa diciamo Kyrie eleison, in realtà stiamo mendicando la misericordia di Dio. Potremmo tradurre così dall'ebraico: Signore, le tue viscere materne, rachamim, da'ichem utero, si contraggano di compassione per me e per noi. Ascoltiamo Gesù stesso, rivolto ai farisei, in Matteo, al capitolo 9, al versetto 13. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. La misericordia vale più delle opere di culto, vale più dell'osservanza del sabato con i suoi sacrifici. Sarebbe tuttavia errato limitare la misericordia alla compassione, al non giudizio degli altri, a una sorta di buona disposizione verso il prossimo. Mostrarsi misericordioso significa anche soccorrere coloro che sono nel bisogno. Pensiamo alla parabola del giudizio universale di Matteo, al capitolo 25, dove vengono elencate quelle che la tradizione della Chiesa ha chiamato le 7 opere di misericordia corporale, affiancandole a quelle spirituali. La misericordia divina arriva fino al perdono, ad esiti per noi insostenibili senza la sua grazia. Il capitolo 6 di Luca parla a lungo di questo tema, ampliandolo. Ascoltiamolo. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. E al termine della sua esposizione, Gesù ci esorta così: siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli. Ecco,
Chiediamo al Signore il dono di un cuore come il suo. Chiediamo a Lui di guarirci dalla durezza, dall'indifferenza, dalle chiusure preconcette. Il Signore attende questa nostra richiesta e allora gliela facciamo. Signore, guarisci il nostro cuore, rinnova il mondo, fa che non cediamo al cinismo a causa del male che ci flagella, della cattiveria, della violenza che sembrano dilagare e trionfare. Signore, non vogliamo arrenderci. Donaci dunque un cuore puro, uno spirito saldo e un agire perdonante e misericordioso, come Tu lo sei con noi, a partire dalla croce di Gesù, che prima di morire ha perdonato l'ignoranza di chi lo colpiva. Alla prossima!